Sì, è proprio così, è proprio questa l'idea di essere sul confine che non dovrebbe esserlo, in periferia, perché la politica c'entra sempre di più, anche Genova c'entra un po', e succede nel corso di una fase politica in cui stiamo accentrando tutto a Roma, ma non voglio annoiarvi con cose che riguardano la legge elettorale, la riforma costituzionale, ma che riguarderanno poi le vostre e le nostre vite. Siamo qui per spiegare che ci può essere una sinistra che non è insieme alla destra, per esempio, che non si confonde, che non ha come ministro dell'interno Alfano. Ma lo dico perché questa partita che voi avete rappresentato così bene, così complessa a livello europeo, così delicata per i fattori, per gli elementi umanitari, così difficile da interpretare perché sappiamo che c'è un Mediterraneo che preme, è affidata a Angelino Alfano. E questo per scelta di un partito che è stato il mio fino a qualche settimana fa, di proseguire con le larghe intese, che in Liguria conoscete molto bene perché alla fine siete sempre stati governati così negli ultimi anni. Noi quello che vi proponiamo è di cambiare prospettiva, con orgoglio, con un po' di passione, altrimenti siamo indistinguibili, potete votare l'uno e l'altro, oppure come succede non andare a votare. Ed è per questo che io chiedo a tutti noi, a tutti voi, di fare una campagna elettorale dedicata soprattutto a chi non ci crede più, a chi non si sente rappresentato, senza i trucchi che sono stati ben raccontati. Noi non veniamo con la felpa, noi non ci abbiamo scritto 20 miglia qui, che no, poi ogni giorno cambiarla, deve essere anche faticoso per questo uomo avere felpe, gira una macchina piena di felpe. Noi ce la teniamo in testa però questa questione, ce la portiamo nelle politiche che facciamo a Roma, che faremo se Luca vincerà a Genova. Ce la portiamo con noi perché la politica si disinteressa troppo di questioni delicate. Vi faccio un esempio. Lo schema della guerra tra poveri, ne abbiamo spesso parlato con Marco Revelli, è molto comodo. Non risolviamo i problemi a chi è indigente in Italia, li mettiamo contro gli stranieri, è perfetto. Dopodiché non risolviamo né i problemi degli uni né quelli degli altri. Quando abbiamo una contraddizione la spingiamo sempre più lontano da noi. La sindaca di Lampedusa è un'eroina ormai per tutta Europa, ma in Italia è ancora considerata eccentrica, no? La invitano nelle trasmissioni televisive, è quella strana, è quella un po' sui generis. E così per tanti territori che poi quando le politiche non funzionano si trovano ad avere un sacco di problemi, ad avere tassi magari anche di razzismo, diciamocelo, di preoccupazione per lo straniero, di idiosincrasia verso il diverso. Tutte queste cose le abbiamo create noi e le hanno peraltro create loro, perché qui c'è un altro equivoco da chiarire. Questo paese sempre, quasi sempre negli ultimi anni è stato governato da destra. Fossero stati così bravi, l'avrebbero risolti questi problemi, invece li hanno solo aumentati, hanno avuto pessimi rapporti con l'Europa. Guardate, questa cosa che dite, che ho sentito, è giustissima. Però in questi anni noi non abbiamo fatto una gran figura da responsabili in Europa, Non ci abbiamo creduto molto, non abbiamo voluto investire perché non interessava alle persone, perché sono temi troppo complicati. Poi alla fine però ricadono quotidianamente nella vita di tutti noi sul nostro lavoro. Noi adesso abbiamo un'Europa che ci chiede di togliere i diritti dei lavoratori e abbiamo una presunta sinistra Roma che toglie i diritti dei lavoratori. Uno dice, ma ci sarà qualcuno che fa opposizione? Abbiamo bisogno, abbiamo un'Europa che d'altra parte ci dice dovete spendere più per la scuola, dovete rendere gli insegnanti più forti, e se io incontro un insegnante mi mena, perché anche se ho votato contro oggi una mi ha scritto non basta votare contro, non so cosa, mi faccio esplodere. Prossimo, quando torna dal Senato la riforma della scuola mi faccio esplodere. Abbiamo dei rapporti quindi con la politica in sé che sono tutti sbagliati, che sono fuori di sesto, che non rappresentano più nessuno. Io non mi sento rappresentato, Luca Pastorino a Roma non si è sentito rappresentato, quindi siamo nella stessa condizione di molti di voi. Proviamo insieme a cambiare registro, facciamolo con una campagna elettorale che spenda pochi soldi, che vedo che c'è altri, ne hanno molti di più, che spenda più tempo a parlare con le persone, a farlo con le esperienze che abbiamo in Liguria, perché Chionetti lo sa, insomma il suo lavoro è talmente, lo sanno che lavoro fai tu, non arrivi fino a 20.000, diciamo Don Gallo, così ci siamo capiti, che forse basta il nome per capire a che cosa mi riferisco. L'attenzione per tutte le questioni che in questa regione non sono state risolte, voi avete dei record straordinariamente negativi, mi dispiace dirlo, io non voglio far polemica, ma il tasso di disuguaglianza è cresciuto più in Liguria che in tutte le altre regioni del centro-nord in questi anni. Queste sono le cose, le statistiche da guardare.
la disoccupazione a dei livelli che davvero impressionano dal punto di vista statistico. Allora bisogna trovare, lo faremo con Luca nell'ultima settimana, le soluzioni perché si crei lavoro, perché si sperperano di meno i soldi pubblici. Insomma, la classe politica la conoscete, deve fare una prova di umiltà. Luca dice togliamo i rimborsi, facciamo in modo che non ci sia uno stipendio più contenuto, che la rappresentanza sia verso i cittadini, no? Capita raramente che arrivi un capo straniero, in cui il Papa, quando arriva il Papa, rappresentanza. Tutto il resto della rappresentanza mi sembra un po' una parola anche questa storpiata, usata per fare altre cose. Si può fare una politica che sia attenta alla sanità e alla scuola pubblica, possiamo dirlo, ma perché abbiamo così paura di parlare delle cose pubbliche che sono nostre, anche nei modi moderni, dei beni comuni, degli spazi che condividiamo, ma perché dobbiamo avere paura delle cose a cui teniamo? Questa è la sfida. Io davvero sono troppo amico di Luca per essere credibile, diciamo, gli voglio bene, quindi fate un po' la tara, però io penso che lui sia davvero una persona che può cambiare, perché intanto non parla mai di cambiamento, non so se avete notato, dovete sempre diffidare di chi parla troppo di cambiamento, cambia verso, attenti. Bisogna stare molto molto attenti. Lui fa il sindaco di un comune piccolo e però lo fa bene, per esempio lui fa la raccolta differenziata al 67%, in Liguria è la metà, la media. Come mai? Che cos'è un genio Luca Pastorino, o sono gli altri che non hanno fatto bene le cose? Sul dissesto idrogeologico, quante ne abbiamo sentite? Però il governo, la Paita e tutti quelli come lei, io non ho niente di, non voglio far polemica, lei è molto polemica, io non la voglio fare, però lo sblocca Italia l'hanno votato, e sapete che cosa sblocca? Le autostrade, i grandi cantieri, le grandi opere, e poi se uno deve venire a 20 miglia ci mette, io sono partito alle 6 stamattina, poi sono arrivato anche tardi, ma insomma, diamo tutte le colpe agli altri, mezz'ora me la prendo io, il resto è del sistema che non funziona. Allora, queste cose possiamo dirle così, parlando di questa regione, non della grande politica, se non quella alta che abbiamo sentito da chi ha parlato prima di me. Parliamo di questa sfida che è una sfida banalissima. Vedo molti richiami al voto utile, se votate per Pastorino vince Berlusconi. Guardate che da queste parti gli accordi con Scajola, con quelli della destra, non li ha fatti Luca Pastorino. Luca Pastorino, Scajola non sa neanche chi è, non l'ha mai visto. Li ha fatti qualcun altro e forse i risultati si vedono. Quindi non usiamo argomenti stupidi, fatevi rappresentare da chi preferite, scegliete il candidato che vi convince di più, scegliete, usate le preferenze, perché vi abbiamo appena fatto una legge elettorale terribile che alla fine ci avrà un sacco di nominati ancora, quindi potete scegliere i candidati che vi piacciono e scrivere il loro cognome, e avete un vantaggio perché sapete dove abitano questi candidati, nel senso che potete avere con loro un rapporto diretto che i politici non hanno più, perché viviamo su un'astronave e non si sa neanche diretta dove. Quindi il mio è un appello non solo al voto, anche alla partecipazione, a un po' di entusiasmo, alla voglia di fare una campagna elettorale che riguarda poi il vostro futuro, i vostri prossimi 5 anni, e che secondo me ha anche qualche valore nazionale, ma non perché si conteranno i voti, ma perché da qui può partire qualcosa di diverso, di inedito, di nuovo, senza drammatizzarlo, anche qualcosa di un po' di sinistra, è un'altra parola che è sparita. Guardate, io faccio una fatica, ma mi sono presentato alle elezioni, c'era candidato premier Bersani, con una coalizione c'era Sella, quello di destra era Tabacci, adesso dicono che nel centro-sinistra entra Bertini, a me non mi sembra uno di centro-sinistra Bertini, non so, so voi. Sono partito con un'idea di scuola pubblica da difendere, di diritti dei lavoratori da tutelare, abbiamo fatto il contrario. Sono partito nella speranza di poter rappresentare sfide che condividiamo da sempre, anche con molti amici e compagni della sinistra cosiddetta più radicale, che mi fa sempre ridere questa parola. E alla fine abbiamo fatto il contrario. È molto banale. Anche su questo una riflessione fatela nei prossimi giorni. Quindi per me è una, davvero, è una bella esperienza. Iniziamo da 20 miglia, dalla periferia, dal luogo in cui chiameremo anche Luca Pastorino, perché lo faremo venire nell'Imperiese nei prossimi giorni, per dare l'idea che la politica si può fare anche in un altro modo, superando anche le sigle, superando anche certe resistenze tra di noi, mettendoci a disposizione. Io farò il volantinatore di Luca Pastorino e basta in questi giorni. Facciamolo insieme, può anche essere una bella esperienza. Elettorali ci si conosce, ci si stima, ci si apprezza, sfruttiamola. E facciamolo però, e finisco, mandando un messaggio serio e definitivo. Vogliamo le soluzioni però, perché io ho tutta questa storia delle decisioni, siamo velocissimi, arrestano il tunisino, è stato lui, siamo sicuri, tweet contro tweet, poi magari non è vero, ma perché?
siamo responsabili, siamo determinati, troviamo però le modalità per un confronto serio con l'Europa, per un confronto serio tra di noi, anche un dibattito politico in cui non si prenda il profugo per metterlo contro l'italiano, perché veramente non sta, è proprio sbagliato concettualmente oltre che umanamente. Non prendiamo i poveri per metterli contro gli altri, cerchiamo di abbassare le diseguaglianze. La proposta di Luca Pastorino è quella di avere un reddito minimo, io la sto caldeggiando anche a livello nazionale, sarebbe bello in Italia avere uno strumento universale che ti aiuta quando perdi il lavoro, ma anche quando lo cerchi. Queste sono le cose di sinistra, posso usare una parola, di umanità, le cose che dovrebbe fare la politica se vogliamo cambiare. Io penso che possiamo farcela, non guardate i sondaggi che tanto non azzeccano mai, state sereni, no, quello lo diceva, non state sereni, state tranquilli e divertitevi, perché secondo me con Luca Pastorino poi vi divertirete, appassionerete anche per i prossimi 5 anni.